Bentornati al nostro appuntamento con Filo Granata, il nostro filo diretto con i tifosi del Trapani Calcio. Questa è la settima puntata, l'ospite di questa settimana è il centrocampista Granata, Antonino Barilla. Nino, sei pronto a rispondere a tutte le domande? Sì, sono pronto, anche se sono troppe, però va bene. Sono troppe, però ricordiamo che tra tutti coloro che hanno scritto su Facebook e su Twitter, alla fine lo stesso Nino sarà il nome di un fortunato vincitore che si aggiudicherà un biglietto in tribuna per la partita di sabato contro il Bari. Iniziamo subito con Giuseppina Catania che ti fa i complimenti per il tuo bel gioco e poi ti chiede se questo Trapani è da Serie B ed eventualmente cosa manca per essere davvero. Ma grazie per i complimenti, direi proprio che il Trapani è da Serie B, l'abbiamo dimostrato durante il campionato, adesso mancano poche partite alla fine, cercheremo di arrivare alla salvezza il prima possibile, quindi sicuramente sarà una salvezza meritata. Giuseppe Agliastro ti scrive: volevo chiederti cosa è mancato alla squadra per giocarsi fino alla fine del campionato una posizione nelle zone alte della classifica e poi quanto pensi sia influita la partenza di Bomber Mancoso a gennaio? Cosa è mancato? È mancato qualche punto sicuramente, perché magari abbiamo avuto un rendimento fuori casa un pochino altalenante, quindi abbiamo sofferto un po' questo. Purtroppo adesso alla fine ci mancano quei 7-8 punti che abbiamo lasciato per strada, che però cercheremo di recuperare il prima possibile in queste ultime 7 partite. La partenza di Matteo sicuramente ha influito tanto, perché conosciamo tutti Matteo, io l'ho conosciuto per 6 mesi, non parlo dell'aspetto umano perché è un ragazzo d'oro, ma sicuramente quello calcistico si è notato tanto, non che chi l'ha sostituito ha fatto non bene, di più come Curiale, Abate, sono attaccanti che si sono fatti trovare subito pronti. Certo, sostituire una persona che ha fatto 32 gol in un campionato è difficile, però devo dire che i nostri attaccanti hanno risposto alla grande. Alessio D'Aguano ti chiede cosa è cambiato in te nelle ultime partite, forma fisica o ruolo naturale? Ma sicuramente adesso sto bene fisicamente, e quando un atleta sta bene fisicamente dà sempre di più, e anche il ruolo ha inciso abbastanza, perché questo è il mio ruolo naturale, cioè la mezzala di un centrocampo a tre, quindi mi trovo abbastanza bene. Salvatore Mineo e Giacomo Enrico Casciano con la stessa domanda ti chiedono come spieghi la tua metamorfosi con lo Scaglia proprio incisivo con un Cosmi quasi sempre tra i migliori campi. Questo non lo so, ripeto prima, sicuramente è la condizione fisica che mi sta aiutando tanto. Davide Giacaloni ti chiede come ti trovi a Trapani. A Trapani sto benissimo, come anche tutta la mia famiglia, e dopo la salvezza staremo ancora meglio, quindi il nostro obiettivo è quello. Ciccio Piacenza, Liborio Bertino e Sergio Ponzio ti fanno la stessa domanda: quali differenze hai trovato tra Boscaglia e Cosmi e se sapresti riconoscere qualcosa in comune? Riguardo la mia persona, devo dire che mi trovo più a mio agio a giocare in un centrocampo a tre, perché sono nato così da mezzala e penso di avere le caratteristiche giuste per ricoprire quel ruolo. Fra Boscaglia e Cosmi devo dire che sono due allenatori che curano molti dettagli e non lasciano nulla al caso. Isidoro Germoglini ti chiede: mi sai dire qual è l'avversario più forte, ovvero un incontrista ad altri tempi, che hai incontrato di recente nel corso della tua carriera? Non ho capito la domanda, scusa. L'avversario più forte che hai incontrato nel corso della tua carriera? Come avversari ne ho incontrati tanti. Se devo dire magari un compagno di squadra che mi ha stupito tanto è stato Eder della Samp, che io all'inizio non conoscevo, lo conoscevo per nome, però vederlo giocare devo dire che è molto bravo. Dario Cesaro ti chiede chi ti ha spinto a fare il calciatore e perché? Fare il calciatore nessuno, quella è una voglia che avevo da bambino, era un sogno. Un sogno che pian piano, giorno dopo giorno, sacrifici dopo sacrifici sono riuscito a realizzare e adesso sto cercando di portare avanti. Simone Costadura ti chiede che emozione hai avuto al debutto in Serie A e se pensi che questa società un giorno potrà tentare il salto di categoria. L'emozione è indescrivibile, anche lo ricordo adesso che era contro la Fiorentina in un 5-2. L'emozione è stata bellissima, era il giorno più bello della mia vita. Sicuramente il Trapani ha
tutte le possibilità di poter giocare in Serie A, perché è una società sana, c'ha delle persone che lavorano dentro, che sono professioniste e quindi merita un giorno di approdare nel calcio che conta. Alessia Bennici ti chiede se c'è un compagno di squadra a cui ti sei affezionato. Ah, io sono un ragazzo che ride e scherza con tutti, ho un rapporto con tutti i miei compagni, c'è in particolare devo dire che con Nino Dai abbiamo un rapporto speciale, con Simone già lo conoscevo, un po' tutti comunque. Vito Polizzi, Rosario Zichichi e Salvatore Adragna ti chiedono se ti vedi con i colori Granada anche per la prossima stagione. Sì, io ho firmato un biennale, quindi sicuramente sarò del Trapani. Massimo Di Stefano ti chiede, visto che al provinciale riusciamo a giocare con più intensità, secondo te è merito del nostro terreno di gioco e tu come lo giudichi? Ma sicuramente il terreno di gioco fa la sua parte, perché adattarsi ad un terreno diverso dall'erba vera non è facile. Noi sicuramente siamo più abituati degli altri perché ci alleniamo tutti i giorni lì, conosciamo i rimbalzi, la velocità della palla e quindi riusciamo ad affrontare meglio una gara. Però devo dire che il fattore principale è quello del nostro pubblico, che nelle partite in casa è il 12° uomo. Paolo Fileccia ti chiede, tu che sei stato per tanti anni alla Regina, trovi delle similitudini con Trapani? Se ci sono, quali le differenze? Ma io sono stato tanti anni alla Regina e a Reggio perché Reggio è casa mia. E devo dire che a Trapani sono stato bene fin dal primo giorno, c'è il mare, la città è simile, quindi mi sono trovato subito bene. Dalla parte sportiva la Regina ha avuto un passato importante e il Trapani sta costruendo adesso il proprio futuro, sta mettendo le basi per un futuro importante. Quindi la domanda di Francesco Russo che ti chiede se ami una squadra in particolare, qual è la risposta? È la Regina. Salvatore Romano invece ti scrive, visto che hai giocato diverse stagioni nella serie cadetta, l'esperienza di certo non ti manca, volevo sapere se la qualità dei giocatori delle squadre della serie B di quest'anno è inferiore rispetto alle varie stagioni che hai disputato con la Regina. No, inferiore no, perché la qualità il campionato di serie B è un campionato con tanta qualità. Dimostrare del campionato abbastanza combattuto che c'è quest'anno sia nelle zone alte che nelle zone basse della classifica, quindi non penso che sia un campionato diverso dagli altri. Valeria Campagna ti chiede qual è il gol più bello che hai fatto e quello più importante. Ma bello devo dire che l'ultimo che ho fatto qui col Trapani, col destro, che non ci credevo nemmeno io, però è stato un bel gol. Però quello che ricordo di più è quello fatto alla Juventus, quello è impossibile da dimenticare. Alessandro Perricore ti chiede infatti che emozione hai provato con quel gol contro il Frosinone invece. No, sicuramente un'emozione l'ho provata nell'andare ad abbracciare i miei compagni perché è stato un gol importante per la squadra, poi la soddisfazione personale è venuta dopo. Però l'importante era riuscire a portare i 3 punti a casa e il gol mio ci ha sbloccato, diciamo, quindi sono contento per quello. Riccardo Fici ti chiede qual è stata la partita più importante che finora hai disputato. La partita più importante? Ce ne sono state tante, perché devo dire che negli anni ho lottato tante volte per salvarmi, a volte siamo riusciti a salvarci con 10 giornate d'anticipo, a volte con una, però devo dire che tutte quelle partite sono state importanti. Gabriele Cicala azzarda un po' e ti chiede se si può ancora sperare nei playoff. Ma guardando il campionato sì, noi non ci mettiamo limiti, sappiamo che il nostro obiettivo l'obiettivo principale è la salvezza e una volta raggiunta quella vedremo come andrà. Tony Modica, chiudiamo con Tony Modica che ti chiede qual è il tuo sogno da giocatore se aspiri a grandi cose con la maglia Granata. Io ripeto, ho firmato un biennale col Trapani, quindi cercherò di dare il massimo per questa società che ha creduto in me fin dal primo giorno, quindi cercheremo di raggiungere i maggiori obiettivi, poi ci vedremo. Allora Nino, abbiamo concluso con le domande, procediamo alla consueta estrazione del biglietto per la partita di sabato contro il Bari, vai. Ok.
ci credo, mia moglie. No. Simone Costadura. Dunque, Simone Costadura è il fortunato vincitore, non la moglie di Nino Barilla, che si aggiunge quindi un biglietto in tribuna per la partita di sabato contro il Bari. Nino, ringraziamo tutti quelli che hanno scritto e diamo appuntamento a sabato. Sì, grazie a tutti per le tante domande e vi aspettiamo tutti allo stadio sabato per una nuova battaglia.